Buonasera a tutti e bentrovati all'appuntamento online di Auxilia Foundation. Lei è Sabrina Baracetti. Buonasera Sabrina. Presidente Ciao, buonasera a tutti. CEC, Centro Espressioni Cinematografiche di Udine, e organizzatrice del FEF, Paris Film Festival. Ringrazio Sabrina per aver accettato l'invito ad essere qui con me questa sera per fare questa chiacchierata che durerà una trentina di minuti circa. E questa sera parleremo in particolare del Far East Film Festival. Mi piace molto pensare, Sabrina, al link che c'è tra le nostre organizzazioni. Perché da un viaggio in Asia, purtroppo per lo tsunami del 2005, Auxilia è andata in Sri Lanka e da lì nasce l'attività di cooperazione internazionale, proprio dall'Asia, regione dalla quale peraltro Auxilia non è mai uscita, tenendo vive sempre le sue attività. E quindi mi piace molto parlare con te questa sera e scoprire insieme a te. E da questo vorrei che partissimo per la nostra chiacchierata, da che cosa nasce invece il FEF, il Far East Film Festival, che ricordo che è la rassegna, correggimi se sbaglio, la rassegna di cinema dell'Estremo Oriente in Europa più ricca, più importante. E da questo anche puoi capire perché la scelta, del cinema orientale, del cinema asiatico. Vai. Partiamo da questa cosa qui. Guarda, innanzitutto ti ringrazio moltissimo Cristina perché devo dire che ci sono molte analogie infatti tra quello che facciamo. È chiaro che noi, quello che facciamo noi con il festival è più legato ad un discorso di presentazione di prodotti che conosciamo, che sono appunto quelli cinematografici, anche perché da quella parte del mondo esistono delle cinematografie assolutamente interessanti dal punto di vista dell'effervescenza proprio creativa, e questo abbiamo sempre sostenuto ormai più che da 20 anni, per cui siamo stati attratti da questa possibilità di esplorare un territorio all'inizio della nostra, appunto, della nostra avventura, di un territorio che conoscevamo ben poco, perché in pochi anni, come il discorso della fruizione del materiale audiovisivo è cambiato tantissimo, per cui all'epoca, quando noi veramente siamo partiti, come siete partiti voi, e abbiamo cominciato ad incontrare i produttori, i registi e i filmmakers asiatici, avevamo con noi delle VHS che trovavamo anche in via del tutto così avventuroso e sporadico, anche con collegamenti con i ristoranti cinesi locali, ad esempio. Cioè, per cui ora i film si possono vedere in qualsiasi situazione, in qualsiasi modo. Sono veramente una persona che ha capacità di esplorare la rete, e la rete internet trova tutto quello che crede, quello che vuole trovare alla fine. Per cui, insomma, è cambiato completamente il mondo. All'epoca per noi è stata una scoperta, nel senso che abbiamo scoperto che tutto quello che noi conoscevamo era semplicemente la punta di un iceberg, cioè sotto C'era un esistevano mondo. dei talenti, c'era un mondo che riguardava sia i registi, insomma, gli artisti, che anche l'organizzazione, proprio l'intero sistema di produzione cinematografica, fino ad arrivare alle sale cinematografiche, perché devo dire che pensando appunto ai miei primi viaggi ad Hong Kong, ai primi viaggi in Cina, ho visto delle situazioni, ho i primi viaggi in Corea del Sud, ad esempio, cioè delle situazioni che noi non vediamo più, o perlomeno gente della nostra generazione non le ha mai viste, cioè delle sale cinematografiche enormi, completamente occupate da un pubblico giovane. Ecco, quindi c'era un po' una situazione che forse l'Italia ha vissuto negli anni 50, Sì, quando le sale certo. cinematografiche erano molto frequentate. Per cui, insomma, è stata veramente per noi una scoperta incredibile che ci ha portato, cioè, ha fatto sì che, insomma, anche noi avessimo mal d'Asia poi, perché era impossibile abbandonare Ma quell'italiano. l'Asia come mai? Perché l'Asia? Cioè, questo veramente mi incuriosisce. L'Asia, allora, è molto facile, cioè molto facile la risposta, nel senso che noi come realtà culturale
che si occupa di promozione cinematografica sul territorio, avevamo comunque organizzato prima di Faris alcuni festival, piccoli festival monotematici, pensando di studiare il concetto di cinema di genere, ok? Quindi abbiamo affrontato il cinema italiano della commedia all'italiana per un anno, e quindi siamo andati proprio sul campo, siamo andati a Roma, abbiamo intervistato tutti i grandi protagonisti di quell'epoca meravigliosa dell'Italia, appunto, che corrispondeva appunto ad un prodotto nazionale conosciuto in tutto il mondo, che era il cinema italiano, anche quello più appunto legato ai generi, come ad esempio la commedia. Per cui abbiamo intervistato Sordi, Monicelli, Risi, e anche quella è stata una piccola avventura. Poi ci siamo dirottati su un genere che era il genere western, cioè il western all'italiana, cioè lo spaghetti western è conosciutissimo in tutto il mondo, però c'erano dei casi di spaghetti western che arrivavano da località veramente improbabili e assolutamente inimmaginabili. Ad esempio abbiamo mostrato un western finlandese, per cui abbiamo messo insieme il concetto dello spaghetti western, del cinema western, a livello europeo. Siamo andati in Spagna, abbiamo portato moltissimi registi che erano, insomma, pari, dico, per fama e per prestigio, però insomma anche molto simili come carriere ai registi che conosciamo, da Sergio Leone o a Corbucci, insomma, quindi il discorso del cinema popolare ci è sempre interessato. Detto questo, a un certo punto della nostra, così, la nostra vita, ci siamo resi conto che molto del cinema di genere veniva prodotto e raggiungeva comunque un pubblico importante dall'altra parte del mondo, a cominciare da Hong Kong. Hong Kong ha vissuto un'epoca straordinaria, perché si producevano anche più di 400 film all'anno, i film erano popolarissimi, la gente adorava il prodotto proprio locale, lo sosteneva, c'erano moltissimi giovani appassionati, per cui c'era una realtà meravigliosa. E quindi siamo partiti e abbiamo cominciato la nostra esplorazione proprio da Hong Kong. Bene, ma allora oggi il punto centrale, diciamo, per chiunque, che sia imprenditore, terzo settore, consulente, è capire che oggi, proprio con il, diciamo, quasi post-Covid, la velocità del cambiamento e la sua imprevedibilità non sono più elementi da ignorare o da trattare con superficialità o con competenze generiche. E credo che la dimostrazione di questo sia proprio la vostra 22esima edizione, cioè quella che avete appena concluso, no? Perché si è conclusa 10 giorni fa, 4 luglio, che è stata l'esperienza, la prima esperienza online che voi avete definito, se non ho letto male, storica, ovviamente, perché insomma è un'edizione storica sicuramente. Allora, vorrei che tu ci raccontassi un po' della vostra decisione di andare online, perché sicuramente non è così scontata. È vero che tutto quello che stiamo facendo adesso, che abbiamo fatto durante il lockdown, è online, però la vostra, voglio dire, si tratta di una manifestazione, di un festival che sicuramente ha visto scompaginate un pochino l'organizzazione che eravate soliti fare, soprattutto in un momento in cui molte manifestazioni sono state annullate, posticipate di un anno o addirittura a data da definirsi. Quindi ecco, mi piace capire un po' da te, insomma, questa decisione che avete preso. Andiamo avanti, andiamo oltre le difficoltà. Sì, devo dire che è stato un calvario a tutti gli effetti, nel senso che noi l'ultimo festival che abbiamo frequentato è il Festival di Berlino, che si è svolto in presenza, quindi questo nella seconda parte di febbraio. Proprio mentre eravamo a Berlino per incontrare i nostri referenti asiatici, quindi concludere un programma che era praticamente alla fine di febbraio già completo al 90%, sì, ci siamo resi conto che la formula sempre adottata dal festival, cioè il teatro Giovanni da Udine e tutto quello che compete, insomma tutte le varie sezioni del festival, così come le avevamo immaginate e portate avanti per oltre 20 anni, non sarebbero
non sarebbero stati possibili, non sarebbero state nemmeno immaginabili, possibili. Per cui già tornati a Berlino ci siamo resi conto che avremmo comunque dovuto spostare le date del festival. Allora dico, spostare le date del festival significa per un festival internazionale andare incontro a delle situazioni molto, come si dice, precarie o comunque pericolose, ecco, perché spostare le date all'interno di un calendario internazionale di persone, poi i professionisti del settore si muovono su un calendario appunto internazionale che viene definito molto tempo prima, e quindi c'è anche la possibilità che moltissimi giornalisti, moltissimi addetti ai lavori non fossero più disponibili a seguire il festival in un periodo di tempo che non era quello consueto, perché per 22 anni il festival si è svolto sempre nella stessa settimana, cioè l'ultima di aprile. Per cui eravamo molto preoccupati per la situazione, e allo stesso tempo, pochi giorni dopo, ci siamo resi conto che comunque anche in giugno non saremmo potuti, non avremmo potuto organizzare un festival come era tradizionalmente organizzato in questi anni. Quindi panico, perché effettivamente c'è stato il panico completo. Qui in ufficio eravamo pochissimi, perché non avevamo comunque la possibilità, in base al nostro codice Ateco, di frequentare quotidianamente la nostra sede operativa. Ma il problema è che improvvisamente tutti i punti di riferimento sono stati scardinati. Non c'era un modello al quale appellarsi, perché nessuno prima di noi aveva comunque scelto delle strade simili a quelle che poi abbiamo scelto in totale, come si dice, incertezza, perché non c'erano dei fari, dei modelli, no? Illuminare la strada. Per cui molto spesso il lavoro è stato un work in progress, un continuo confronto con gli asiatici, confronto con la piattaforma che abbiamo deciso di utilizzare, che è appunto quella di Mindspot.it, scelte calibrate, le scelte che poi abbiamo anche messo in discussione, quindi la creazione di qualcosa che non esisteva. E questo è stato, da un certo punto di vista, anche molto eccitante, perché effettivamente mettersi in gioco completamente così ti porta anche a decidere semplicemente di provare tutto il possibile, tutto quello che hai a disposizione. Poi all'inizio non sapevamo nemmeno se gli asiatici, ad esempio, fossero stati collaborativi con questo nuovo, con questa nuova edizione. Sì. Devo dire che la situazione un po' forzata da parte nostra, cioè abbiamo voluto assolutamente tenere fede a tutto quello che avevamo fatto, le ricerche, i film che avevamo scelto, perché principalmente il lavoro di un direttore di un festival è quello di fare il bene dei film che sceglie, di portarli il più possibile, di poterli mostrare a più gente possibile, fare in modo che oltre la proiezione festivaliera quegli stessi film abbiano una vita molto più lunga. Quindi ci siamo buttati a capofitto, abbiamo cominciato a riformulare tutti i nostri accordi con gli asiatici sulla base di un progetto che era in parte definito, in parte semplicemente abbozzato, perché non c'era altra possibilità. E alla fine ce l'abbiamo fatta. Devo dire che è stata veramente, non so come spiegarlo, ma un'avventura anche questa. Un'avventura che ci ha portato all'avventura di Fabri. Certo, ma un'avventura che ha avuto grande successo, no? Ha avuto un notevole successo e siamo stati ricoperti di bellissimi messaggi, perché moltissime persone, è vero che nella comunità di persone che seguono il Far East e che sono anche cresciute con il Far East, ci sono dei neofiti che forse non avrebbero neanche mai potuto raggiungere la città di Udine. Infatti, proprio questa, guarda, la domanda che ti avrei fatto dopo, no? Cioè, voi avete creato nel tempo una grande community, però in realtà quest'anno con questa edizione è stata ancora più ampia, proprio per quello che dici tu, perché molte persone che magari non possono venire a Udine, perché poi ricordiamolo, non l'ho detto, ma questo festival si tiene da 22 anni, anzi da 21 anni, a Udine, in Friuli. Quindi non tutti per forza, cioè, possono sempre, no, arrivare in Friuli. Quest'anno quindi la community si è sicuramente allargata.
Però ecco, quello che poi ti chiedo è anche questo. Sì. Cioè, l'obiettivo, un po' me l'hai già spiegato, però l'obiettivo iniziale, no? Al di là della community, cioè capire qual era l'obiettivo di questo festival, cioè di far conoscere il cinema popolare. Ma la community che avete creato, qual era nel vostro obiettivo poi? È quella che effettivamente avete? Cioè, l'obiettivo principale era di riuscire, sì, l'obiettivo principale era di riuscire comunque a comunicare con la nostra comunità di spettatori che da sempre ci segue, a creare pubblico nuovo, a fare in modo che comunque questi film raggiungessero maggiore profondità in Italia soprattutto, certo. Cosa che è stata portata avanti con successo, e allo stesso tempo mantenere la dimensione internazionale del festival. Questa è stata forse la cosa più difficile, perché nel momento in cui un avente diritto decide di concederti la possibilità di mostrare il suo film su un mezzo che non è quello tradizionale, cioè su me il grande schermo del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove si svolge un'unica proiezione di fronte a un pubblico massimo di 1200 persone, una volta soltanto. In questo caso invece il modello, come dicevamo, era completamente scardinato, perché abbiamo parlato di file che vengono caricati sulla rete con le dovute precauzioni, perché anche questo è stato un tema importantissimo, quello della pirateria, nel senso che gli asiatici sono molto più sensibili rispetto a noi, certo. Sì, sì. E quindi abbiamo potuto comunque dare tutta una serie di garanzie che poi i film, una volta posizionati appunto su quella piattaforma, non venissero piratati. E, dicevo, in alcuni casi siamo riusciti ad ottenere con gli asiatici la possibilità di mostrare gli stessi film a livello mondiale, cioè worldwide, oppure limitare la visione soltanto all'Italia, oppure limitare la visione soltanto all'Europa. Quindi erano geolocalizzati tutti i film. Vabbè, interessante. La maggior parte dei film in prima mondiale abbiamo potuto mostrare ad un pubblico soltanto italiano. Per mantenere la dimensione internazionale siamo riusciti comunque, con l'accordo degli asiatici, a mostrare gli stessi film alle testate giornalistiche più importanti a livello internazionale, che poi avrebbero scritto degli stessi film facendo riferimento alla scelta di quei titoli all'interno della line-up di Udine, per cui siamo riusciti comunque ad avere una dimensione internazionale, che è una cosa che personalmente, ma a tutti noi, mi premeva di più, cioè nel senso che il festival è effettivamente importante, perché veramente porta alla ribalta dei talenti ed è un trampolino unico per scoprire registi nuovi, talenti nuovi, sì. Certo. Bene, allora, dopo 22 anni di esperienza, io direi che Sabrina, se non dare consigli, però può dire: io farei così. Quindi, se dovessimo parlare a chi oggi vuole fare impresa di industria culturale, no? Che cosa possiamo dire? Appunto, non un consiglio, però. Nel costruire un business plan, oggi più che mai, quali sono gli elementi di cui va tenuto conto? Guarda, sinceramente dopo questa esperienza devo dire che non ci possono essere dei modelli così ferrei, perché devi essere capace, almeno in questo ambiente, quello culturale, che conosci molto bene, devi essere comunque capace di essere dinamico sotto tutti i punti di vista, perché noi lo possiamo testimoniare, perché appunto ci sono saltati tutti i punti di riferimento, per cui bisogna tener conto sicuramente del discorso degli imprevisti e delle imprevedibilità delle cose che a questo punto anche per noi stessi diventano sempre dei riferimenti molto importanti, cioè capire di voler essere capace di affrontare anche l'imprevisto. La qualità dell'offerta culturale che tu proponi è sempre il punto di riferimento principale, cioè noi abbiamo sempre cercato di avere una qualità alta su tutto quello che abbiamo proposto, poi sì, il nostro principale obiettivo è questo, cioè la qualità è un termine
che ha un'importanza fondamentale in questo discorso dell'impossibile business plan. Poi, allo stesso tempo, essere capaci di guardare ad una realtà internazionale ma tenere conto della comunità, del luogo dove cresci, okay, dove, certo, dove lavori, dove operi, perché comunque alla fine questa, il fatto di essere ancorato in questo territorio è anche una forza sia per te che per quello che fai. Ma le istituzioni in questo, scusami Sabrina, le istituzioni in questo, la capacità di ascolto delle istituzioni locali. Sì, volevo concludere sul discorso della comunità, perché diciamo capacità anche di spendere, di investire sul territorio, questo è importantissimo. Perché, ad esempio, quello che stiamo facendo con il visionario, che è sempre stato il nostro sogno di riuscire ad avere una struttura fortemente ancorata con questa città, con questa comunità di persone che ci segue qui proprio, al di là del festival, e dare loro la possibilità di avere un film, una proposta di film che sarebbe la stessa se gli stessi cittadini vivessero in una città, non so, come Milano, come Roma, cioè essere allo stesso livello. Per quanto riguarda le istituzioni, noi abbiamo, riportando la nostra esperienza, abbiamo sempre cercato un dialogo e soprattutto abbiamo voluto pensare al contributo degli enti pubblici non come una sorta di assistenzialismo, ma come una sorta di soggetti che entrano a far parte della tua impresa, cioè rischiano con te. Certo, e quindi partecipano, esatto, infatti, quindi partecipano sia delle scelte positive che delle scelte negative, però non è che noi riceviamo e finisce lì, è tutto rimesso in gioco, anche questo, le singole posizioni dei privati e del pubblico. Non so se ti ho risposto alla domanda. Sì, perfettamente. Bene, io direi che possiamo concludere qui la nostra chiacchierata. Mi auguro che ci sia modo di approfondire il link tra le nostre organizzazioni, questo sì, visto che c'è questa passione, questa dedizione di entrambi verso questa parte del mondo che è l'Asia, che è tra l'altro insomma un mondo straordinario. Infatti. E quindi magari ci vedremo di persona quando potremo al visionario, verremo trovati al visionario, o tu verrai con piacere, ti ospitiamo all'interno della sede della nostra fondazione che è a Cividale, siamo effettivamente vicinissimi. In questo, io vi siamo lontani ma vicini. Quindi io ti ringrazio ancora davvero tanto per essere stata qui con noi e in bocca al lupo per tutte le vostre attività presenti e future. Guarda, ti ringrazio tantissimo e spero che ci sia la possibilità appunto di approfondire i nostri rispettivi campi di intervento, e siamo, come dicevi tu, siamo vicinissimi, se pensiamo che in realtà per anni abbiamo viaggiato verso continenti molto più lontani e dovremmo conoscerci di più, era il discorso che facevamo sulla potenzialità del territorio. Esatto, esatto. Di creare poi questi network che sono fondamentali per lo sviluppo sia locale che globale. Okay. Infatti, e poi l'altro augurio che faccio a tutti noi è anche allo stesso tempo di poter ricominciare a viaggiare, perché quando viaggi ti arricchisci e alla fine il bagaglio che hai sulle spalle e che porti a casa fa sì che tutte le persone vicino a te e anche la comunità e il territorio si arricchisca allo stesso tempo. Quindi è importantissimo ricominciare a viaggiare. Certo, questo è un bellissimo augurio con cui allora ci lasciamo e a presto, grazie e buona serata. Arrivederci a tutti. Grazie a voi. Ciao. Ciao Sabrina, grazie. Ciao.